Molto verticale con aumenti e diminuzioni. Da un semplice schema io ne ricavo prima di tutto tutte le informazioni che posso, cioè me lo preparo. Questo perché sono io non in grado di gestire ancora diciamo le situazioni, però preferisco prima di tutto capire quanti sono le maglie iniziali, cioè da fino al punto in cui trovo simboli, cioè dall'inizio alla fine, il resto sono quadretti. Dopodiché mi conto anche quante maglie ho tra un foro e l'altro, tra uno spostamento e l'altro, per meglio dire. Perché? Perché il colpo d'occhio mi aiuta. Per esempio, è più semplice a questo punto 1, 2, 3, 4 sapere che devo avere 4 maglie prima del foro seguente. Contare poi anche la maglia d'appoggio, perché sia la maglia d'appoggio che il foro fanno parte come maglia prima di diventare uno spostamento, quindi 1, 2, 3, poi mi conto tutto. Praticamente mi preparo lo schema anche con quanti giri sono, e chiaramente sono giri di cui uno con gli spostamenti e uno per la chiusura, come vedremo. Mi conto anche quante maglie devo avere sul giro lateralmente, fino a quante devo arrivare, quante ne devo diminuire. Questa è una faticata di 5 minuti iniziali con un po' di 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, come dico io divertendomi, perché è noiosa come parte, però così io ho capito che fatico molto, ma molto di meno che non avere uno schema libero che mentre faccio il giro devo andare lì e contarmi tutti gli spazi, che finché sono 1, 2 lo vedi ad occhio. Qui per esempio su questa lunghezza dici, oddio, quante sono? 1, 2, mi sono sbagliata e torno indietro. L'ho fatto prima, per cui mi diventa un grafico un po' tutto scritto. Ognuno eventualmente usa il suo sistema, però vediamo quanto diventa efficace al momento che vado a macchina. Ovviamente iniziamo come ci serve, con maglie aperte se sono chiuse, con una catenella e quant'altro. Maglie aperte con filato di scarto, qualora dovessimo utilizzarlo per esempio per una copertina e vogliamo chiudere a maglia. Dopodiché è sempre bene, quando si fa questo tipo di situazioni, anche capire come scorre il contagiri, per cui io me lo azzero in maniera tale di capire la prima riga. Posso anche non conteggiarla, quindi posso partire dalla sinistra con il carrello a zero. Non è difficile interpretare i simboli, non mi chiede altro che due maglie, eccole qua, sono in lavorazione, sono queste. La terza forma il foro andando sulla successiva. Quindi realmente avviene questo, e si capisce al volo che è semplicissimo. Poi devo formare un altro foro appoggiando su quella laterale. Poi ho 4 maglie che restano in posizione B e il foro da creare appoggiando sull'altra che l'aspetta a braccia aperte, come dico io. Poi abbiamo 3 maglie ed ecco qui la comodità. Non devo più contare, fatto una volta appoggio. Poi ho di nuovo 3 maglie, il foro ed ecco qua. Le mie 20 maglie iniziali si sono trasformate in questo. Dopodiché, questo giro, la macchina tira su il filato, gli aghi vanno sempre rimessi in posizione e mi si crea questo. Il ritorno ha formato la maglia. Vediamo di vederlo meglio. Quindi un giro, e così è sempre. Anche nei grafici in cui non troviamo, come qui o qui, che vengono dallo stesso libro della Broder, il giro vuoto, cioè quello che mi dice lavorami tutto in rasato. Quindi, fatto il primo giro, ognuno usi la sua tecnica con i grafici, io ho poca pazienza. Io mi lascio sempre il giro sotto in maniera tale di capire che sta succedendo. Se si sbaglia è meglio conteggiare e controllare quando facciamo il giro, perché qui mi sono accorta che avevo contato male.
E poi non cambia niente, è un bordo molto semplice questo, veramente, ma lo sono tutti una volta capito il senso. Una maglia, un foro, appoggio di qua, 5 maglie, 3 e 2, 5. Vediamo di vederlo sempre con precisione sopra. Quindi sono 5, 3 e 2, 5. La sesta maglia, e controllo sempre, appoggiata su quella accanto. Poi sono 7 maglie, 2, 4, 6, 7. Foro. Cioè, ma se faccio il foro, perché sono qui, se faccio il foro io non ho le maglie. Realmente sono 2, 4, 6, 7 e qui ci deve essere il foro, ma non mi resterebbero due maglie, per cui queste due lineette non vogliono dire altro che, quindi questo gesto, creiamo noi il foro spostandoci di un solo ago, come qua, quindi questi due simboli, questi due verso l'esterno indicano spostami di una maglia, perché la macchina non sopporta i due fori, o meglio richiede tutta una lavorazione complicata poi, ma di base, io parlo sempre di base perché è inutile andare a fare il complicato senza capire, almeno per me, quindi metto il foro spostando le due maglie. Fatto questo, riporto tutto in lavorazione e il contagiri mi dice 4 giri. E poi, fatto il secondo, chiaramente passo al terzo, stando attenti a non leggere il rigo sotto. Quindi, tutto uguale, aumenti compreso, fino a raggiungere la parte centrale. Quando incontriamo la situazione chiaramente così, vuol dire che una maglia va appoggiata sulla quinta precedente, una resta in lavoro e l'altro crea il foro appoggiata sulla seguente, per cui questa situazione, vediamo di capire, è questa, cioè una maglia porto di qua, una resta in lavorazione e una di là, poi 5 maglie, 2, 4, 5, una l'appoggio qua, una deve restare in lavorazione e poi devo formare il foro, e in questo caso sappiamo che per formare il foro abbiamo quasi raggiunto il centro, abbiamo 23 maglie, stesso lavoro, mai distrarsi, sempre in avanti e poi indietro, e poi passare alla punta massima. Praticamente qui raggiungiamo quello che è sulla lavorazione il punto centrale. Nel punto centrale compare questo segnetto, che altro che non è che un segno semplicissimo che ci indica semplicemente, eccolo qua, più o meno fatto bene, è una freccia che racchiude queste maglie, cioè dopo 5 maglie il sesto foro, 2, 4, 6, lo andiamo a formare appoggiando la maglia, sulla maglia accanto, così fa quella accanto, cioè noi andiamo a fare una sovrapposizione creando questo. Dopodiché sono 5 maglie, 3 e 2, 5, e abbiamo di nuovo la situazione, ci richiama di nuovo per una seconda volta, attenti perché se scappa, scappa esattamente come se passassimo con il carrello, quindi 1, maglia accanto, 2, poi ci accorgiamo che i simboli cambiano, cioè fino adesso abbiamo avuto delle lineette, ora abbiamo questa maglia che ci indica come sempre porto da questo lato, cioè
io divento una maglia d'appoggio ed è questa maglia. Cioè, appoggio cosa? È molto semplice, abbiamo camminato sempre con due maglie. La terza, come notiamo, va appoggiata sulla seconda. Praticamente riformiamo sempre con due maglie, tornando indietro, diminuendo. Non cambia niente, una volta che abbiamo, con calma, perché mi sono accorta che è facile sbagliare, il disegno si comincia a formare. Passiamo alla maglia dopo. Abbiamo questa situazione inversa, cioè dobbiamo diminuire, quindi è quello che andremo a fare tutti i giri seguendo lo schema. Lo schema è molto chiaro, ci vuole solo un pochino di pazienza a seguirlo. 2, 4, 6, soprattutto richiede un po' di attenzione. 2, 4, 6, la settima l'appoggio sulla sesta, praticamente è questa. Poi sono di nuovo 7 maglie, 2, 4, 6, 7, la ottava va sopra, resto sempre, come si noterà, con 3 maglie. A questo punto noi dobbiamo sempre farla diventare, come abbiamo fatto fino adesso, 2, riportare avanti, passare dolcemente il carrello e fino al punto in cui noi raggiungiamo le 20 maglie. Ci sarà lo schema nel sito, quindi praticamente non facciamo altro che ripetere fino a raggiungere 20 maglie. Poi ci accorgiamo che quando siamo arrivati a 20 maglie, e per questo sembrava una perdita di tempo conteggiare il numero delle maglie, i giri, quanti sono tra maglie e maglie, per me è diventato molto comodo. Ci accorgiamo che in questo giro noi ritorniamo con 21 maglie e riniziamo praticamente il motivo per cui diventano come adesso nella normalità, niente di particolare, ma sono due in posizione, poi formo i due fori, poi lascio 5 maglie, 2, 4, 5, formo il foro appoggiando da quest'altro lato, poi sono 7, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, formo il foro, ricomincio, dopodiché riscendiamo giù e ricominciamo tutto da capo, dal giro iniziale. O meglio, ricominciamo dall'inizio se abbiamo controllato bene, nel senso, ho sbagliato varie volte prima di capire che quasi tutti gli schemi terminano con il primo giro d'aumento, che non è questo, ma questo. Cioè, noi qui abbiamo 21 maglie, per questo è importante contare tutto. Quindi qui abbiamo avuto un aumento di 20 maglie, l'ultimo giro reale è questo, il giro prima. Noi siamo con 20 maglie, 21esimo già iniziato, quindi non possiamo riniziare dal primo giro perché lo abbiamo già fatto, ma con questo giro iniziamo già, e qui spero di spiegarmi bene, questo giro, l'ultimo, se l'abbiamo seguito, lo dobbiamo ricercare dov'è. Chiaramente è effettivo il giro dopo, vediamo di vederlo bene, non è facile con i grafici inquadrare. Praticamente termina con il secondo giro, quindi il successivo è quello che mi porterà ad avere 23 maglie, quindi realmente è il giro numero 1, 2, 3, oppure terminiamo dove finisce il disegno reale, cioè con le 20 diminuzioni che corrispondono al primo giro, e facciamo da sotto questo, quindi a salire. Se invece seguiamo tutto
Non ripartiamo da questo, questo no, ma da questo. Perché? Perché io 21 maglie già ce l'ho, ne devo aumentare fino a 22, per cui per questo sarò noiosissima e pensavo che di essere esagerata nel contare i giri, le maglie che sono aumentate, ma finché non ho fatto questo lavoro io non avevo capito, ho perlomeno smontato quattro bordi prima di capire dove sbagliavo, perché nella mia semplicità e poca abitudine a fare i grafici io non controllavo questo fattore importante, ripartendo da questo chiaramente non tornava. Quindi non è difficile, è piuttosto semplice da diciamo da seguire. Quindi quando capita, controllare sempre questo giro a cosa corrisponde all'inizio, dato che noi ripetiamo in continuazione, e realmente un disegno completo è così, cioè va controllato. Al momento che lo andiamo a controllare ci accorgiamo che questo è il disegno completo, cioè con il primo giro senza l'ultimo. Quindi o ripartiamo da qui 20-20, non ci serve perché dobbiamo aumentare da 21, questo è solo il giro iniziale praticamente, almeno su questo grafico, per cui da qui ripartiamo con il 23. Spero di essere stata chiara, non è così semplice quando si tratta di grafici. Ci vuole più a presentarlo in video piuttosto che farlo. È di una semplicità estrema, scorre con una velocità unica. Basta solo, mi dispiace, ma questa volta veramente serve concentrazione, perché lo schema è molto semplice e soprattutto ci permette, una volta che l'abbiamo fatto, anche di riprendere le maglie con il punzone e poter lavorare chiaramente con qualunque altro punto, dal rasato. Chiaramente sulle schede va considerato che tipo di scheda possiamo utilizzare, ma nel senso che noi avremo sempre la possibilità di utilizzarlo sia a destra che a sinistra. Ovviamente possiamo farlo anche molto più grande, cioè le maglie iniziali invece di essere solo su 6 possiamo giocare anche su 12, o avere 6 maglie tutte rasate invece di 2. Quindi quello dipende dalle nostre necessità. Poi il fatto che possiamo riprendere le maglie sia a dritto che a rovescio ci permette, se volessimo farlo per un modello, di essere utilizzato su qualunque punto, e vi assicuro che il lavoro viene benissimo, non si nota nemmeno che è come vogliamo dire agganciato per un pezzetto, tanto per provare e far capire che da qualunque dei due lati lo mettiamo, al momento che riprendiamo le maglie per poterlo far ridiventare un bordo non perde niente. Chiaramente a dritto avremo il rasato rovescio, quindi tutti quei punti a maglia a pieghe, mentre dall'altro lato possiamo utilizzarlo con lo jacquard e quant'altro. Quindi bellissimo in ogni caso, l'effetto è particolare. Io spero di dare sempre delle idee, almeno me lo auguro.